speciale, perché è uno strumento che ha la possibilità, per esempio, di suonare melodia e accompagnare armonicamente una canzone, uno strumento che dà un impulso ritmico, è uno strumento che ha un suono molto singolare, originale. Tutti questi ingredienti musicali fanno sì che questo strumento abbia avuto una sua larga utilizzazione come strumento decantastorio, come strumento che una volta veniva impiegato per cantare vicende, avventure reali, fantastiche, che riuscivano a entrare nel cuore diretto della gente. Il mio lavoro non è altro che continuare a conservare questa antica tradizione, mediando con quello che sono le mie sensibilità, mediando con quelle che sono le modalità contemporanee del racconto, del raccontare. Io sono cresciuto con gli insegnamenti di Diego Carpitello. Il mio professore di etnomusicologia all'università mi diceva che la musica è un sistema culturale autonomo, vale a dire ha capacità rappresentative autonome. E la musica popolare, secondo Diego Carpitello, una volta era un sistema culturale autonomo, un sistema che aveva regole, leggi, parametri estetici, modalità, comportamenti creativi, assolutamente specifici ed originali. Il mio lavoro in questi anni è stato quello di pensare la musica così come ce lo diceva Diego Carpitello, un sistema capace di interagire con altri sistemi, dialogante, un mondo che parla con altri mondi. Dentro questo mondo della musica popolare, della musica contadina, c'è tutta la storia d'Italia, in particolare la storia dell'Italia centro-meridionale attraversata da questa catena di monti che unisce i popoli, i paesi, la gente. Li unisce attraverso la musica, la danza, la tarantella per esempio, che è una danza ma qualcosa di più, è un pensiero musicale, non è soltanto un modo di manifestare un'azione nello spazio e nel tempo. Sparagna, qual è il tuo ricordo di Diego Carpitello? Beh, è un ricordo profondo. Qui siamo a Cosenza, mi piace ricordare quando giravamo insieme in Calabria, sia in queste terre a cercare suonatori di chitarra battente, come giù nell'Aspromonte a cercare suonatori di zampogna, suonatori di lira. Il ricordo più specifico è la sua curiosità, la sua disponibilità a conoscere sempre qualcosa di nuovo, ad affrontare la musica popolare come un qualcosa di assolutamente denso. Mi piace ricordarlo qui a Cosenza con questo suo modo di girare per i paesi a trovare persone sempre nuove, capace di raccontargli storie nuove, storie diverse.